Stiamo raccontando l'ultimo atto di una scena lunga, meravigliosa, straordinaria, quella che è stata la carriera di Antonio Pennarello. Senti, mi è sempre imbarazzante fare queste battute a caldo, si è sempre banali, siamo qua, vedi con quanto affetto lo stiamo salutando, una persona che era l'opposto dei personaggi che gli affidavano. Sempre fatti camorristi, spietati. Un buono costretto a vestire i panni del cattivo. Una persona più timida, riservata, delicata, affettuosa, non ce n'era. Purtroppo sono stato fra i primi a sapere che aveva poche speranze, quindi in 3 mesi io sono stato preparato da subito, perché quando lo ricoverarono ci dissero che la situazione era disperata. Ha sofferto 3 mesi. Vabbè, Noi continueremo a soffrire la sua mancanza, chiaramente. Assolutamente. Grazie. In realtà per me se ne va un pezzo della mia vita, perché ho conosciuto Antonio nel 1978. Eravamo due ragazzi, io cercavo componenti per una comitiva teatrale, mettevo gli annunci su bric-a-brac, che forse i più vecchi ricorderanno. E ci siamo visti nel 78-79 a Piazza Gallo III, sotto all'albergo, Reale Albergo dei Poveri, lui con la chitarra, e insomma ci dicemmo un po' di cose. Io gli dissi: tu ti dai una faccia che fa l'attore, lui mi disse: tu una parlantina che puoi fare soltanto la radio. E così è stato, poi ci siamo seguiti a distanza, sempre fieri l'uno dell'altro, per cui per me insomma 40 anni Cosa perde la cultura napoletana? Tanto, perché a parte la validità artistica che non sta a me, cioè io da collega, ecco lo chiamo collega non a caso, non spetta a me, spetta al pubblico, però perdi un amico, perdi una persona pulita. In questo ambiente ce n'è sempre più bisogno, sempre disponibile a aiutare, all'aiuto, sempre disponibile all'aiuto da quando eravamo piccoli, è vero, come diceva l'amico Corrado, un buono che si era prestato con il suo sguardo ad un ruolo che non era suo. Lo posso assicurare. Va benissimo, grazie. Un amico mio da 20 anni, ci siamo amati, ci siamo stimati, e ultimamente mi ha chiamato perché faceva parte dell'IMAI e mi disse di se era possibile votarlo, poi non l'ho più sentito. Antonio non era un collega, era un amico, era una persona meravigliosa. Non mi fa parlare, mi viene da piangere. Impossibile non commuoversi. Scusami tanto. Grazie.